La corsa più allegra del pianeta sta per tornare, pronta a battere nuovi record di partecipazione dopo i risultati del 2015. Presentata a Milano, l'edizione 2016 di The Color Run, la 5 km non competitiva organizzata da RCS Sport e RCS Active Team per il quarto anno consecutivo. Diverse le novità, tra le principali il nuovo mood Tropicolor. I partecipanti saranno inondati da colori, troveranno palme e allestimenti spettacolari e saranno accompagnati da una musica hawaiana. L'obiettivo degli organizzatori? Superare il successo del 2015, quando l'Italia è stata il paese con più partecipanti tra quelli dove si è svolta la corsa. Siamo cresciuti tantissimo, siamo al quarto anno, siamo partiti con 3 tappe, poi siamo passati a 6, poi siamo passati a 8, quest'anno arriviamo a 10. Il valore è importante perché l'anno scorso abbiamo fatto correre, camminare, partecipare, divertire 126.000 persone. Per noi è veramente un orgoglio essere partiti di quest'anno. Quest'anno avremo un nuovo mood, una nuova idea di evento, lo vedete qui dal logo, sarà il Tropicolor Tour. Altra novità è l'arrivo di United Colors of Benetton come nuovo sponsor. The collection has some specific technical elements. What we try to... La collezione che lanciamo oggi è la prima in assoluto collezione sportiva di Benetton. Natural Performance è il suo nome, pensata per lo yoga e per il jogging e per riattivare l'appetito a un nuovo lifestyle. Infine aumenta il numero di tappe. Visto il successo dello scorso anno, salgono da 8 a 10. Si parte da Torino il 30 aprile, poi Bari il 14, Trento il 21, Reggio Emilia il 28, Firenze il 4 giugno, Genova il 12, Venezia il 18, Lignano Sabbiadoro il 23 luglio, Rimini il 6 agosto e Milano il 3 settembre. Una chicca, le tappe di Lignano Sabbiadoro e Rimini si correranno al tramonto sulla spiaggia.